Qual è l'augurio che rivolge ai cani catinesi? Quello di trascorrere questi giorni, soprattutto in famiglia, mantenendo vicine a sé le persone più care e soprattutto avendo un pensiero particolare per le persone, più deboli, per le fasce più bisognose. Noi abbiamo fatto la nostra parte in questi giorni, cercando di stare vicini alle persone che soffrono, che vivono un certo disagio. L'auspicio è che appunto queste festività portino la consapevolezza di una Canicattì solidale nei confronti delle fasce più deboli. Lei dove lo trascorrerà il Natale? Lo trascorrerò come ogni anno in famiglia, sì, tranquillamente in famiglia, con le persone più care.